qual era il principio e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. Re immortale e glorioso, che accogli nella luce i tuoi santi fedeli. Gerusalemme nuova, immagine di pace, costruita per sempre nell'amore del Padre. Discendi dal cielo come Vergine sposa per congiungerti a Cristo nelle nozze eterne. Dentro le tue mura risplendenti di luce si radunano in festa gli amici del Signore. Pietre vive e preziose, scolpite dallo Spirito, con la croce e il martirio per la città dei Santi. Sia onore al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, a Dio, Trino e unico nei secoli, sia gloria. Amen. I martiri di Cristo, nei tormenti rivolti al cielo, imploravano: aiutaci, Signore. Alleluia. O Dio, dalla gloria ti cerco, così ti cerca l'anima mia. A te anela la mia carne come terra deserta, arida senza acqua. Così nel santuario ti ho cercato per contemplare la tua potenza e la tua gloria. Poiché la tua grazia vale più della vita, le mie labbra diranno la tua lode. Così ti benedirò finché io viva, nel tuo nome alzerò le mie mani. Mi sazierò come all'auto convito e con voce di gioia ti loderà la mia bocca. Nel mio giacizio di te mi ricordo e penso a te nelle veglie notturne. Tu sei stato il mio aiuto, risulto di gioia all'ombra delle tue ali. A te si stringe l'anima mia, la forza della tua destra mi sostiene. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. I martiri di Cristo, nei tormenti, rivolti al cielo, imploravano: aiutaci, Signore. Alleluia. Spiriti beati, e voi, o giusti, cantate un inno a Dio. Alleluia. Benedicamo per tutti il Signore, Signore. Lodatelo ed esaltatelo nei secoli. Benedite angeli del Signore, il Signore. Benedite cieli, il Signore. Benedite acque tutte che siete sopra i cieli, il Signore. Benedite potenze tutte del Signore, il Signore. Benedite sole e luna, il Signore. Benedite stelle del cielo, il Signore. Benedite piogge e rugiade, il Signore. Benedite o venti tutti, il Signore. Benedite fuoco e calore, il Signore. Benedite freddo e caldo, il Signore. Benedite rugiade e brina, il Signore. Benedite gelo e freddo, il Signore. Benedite ghiaccio e neve, il Signore. Benedite notti e giorni, il Signore. Benedite luce e tenebre, il Signore. Benedite folgori e nubi, il Signore. Benedica la terra, il Signore, lo lodi e lo esalti nei secoli. Benedite monti e colline, il Signore. Benedite creature tutte che germinate sulla terra, il Signore. Benedite sorgenti, il Signore. Benedite mari e fiumi, il Signore. Benedite mostri marini e quanto si muove nell'acqua, il Signore. Benedite uccelli tutti dell'aria, il Signore. Benedite animali tutti selvaggi e domestici, il Signore. Benedite figli dell'uomo, il Signore. Benedica Israele, il Signore. Lo lodi e lo esalti nei secoli. Benedite sacerdoti del Signore, il Signore. Benedite, o servi del Signore, il Signore. Benedite, spiriti e anime dei giusti, il Signore. Benedite, pie e umili di cuore, il Signore. Benedite, Anania, Azzaria, Misaele, il Signore. Lodatelo ed esaltatelo nei secoli. Benediciamo il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo. Lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli. Benedetto sei tu, Signore, nel firmamento del cielo, degno di lode e di gloria nei secoli. Spiriti beati, voi o giusti, cantate un inno a Dio. Alleluia. Coro dei martiri, lodate il Signore nei cieli. Alleluia.
Cantate al Signore un canto nuovo. La sua lode nell'assemblea dei fedeli, gioisca Israele nel suo Creatore, esultino nel loro Re i figli di Sion. Lodino il suo nome con danze, con timpani e cetre gli cantino inni. Il Signore ama il suo popolo, incorona gli umili di vittoria. Esultino i fedeli nella gloria, sorgono lieti nei loro giacigli, le lodi di Dio sulla loro bocca e la spada a due tagli nelle loro mani. Per compiere la vendetta tra i popoli e punire le genti, per stringere in catene i loro capi, i loro nobili in ceppi di ferro. Per eseguire su di essi il giudizio già scritto, questa è la gloria per tutti i suoi fedeli. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era il principio del sempre, dei secoli, anni. Come dei martiri, lodate il Signore nei cieli. Alleluia. Sia benedetto Dio. In questo consiste l'amore di Dio, nell'osservare i suoi comandamenti, e i suoi comandamenti non sono gravosi. Tutto ciò che è nato da Dio vince il mondo. E questa è la vittoria che ha sconfitto il mondo, la nostra fede. E chi è che vince il mondo se non chi crede che Gesù è il Figlio di Dio? Felicità per sempre sul loro volto, alleluia, alleluia. Felicità per sempre sul loro volto, alleluia, alleluia. Gioia e esultanza intorno a loro, alleluia, alleluia. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Felicità per sempre sul loro volto, alleluia, alleluia. Gloria e fratelli, esultate voi santi, grande è la vostra ricompensa nei cieli. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato ed redento il suo popolo. E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo. Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti di un tempo. Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano. Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza. Del giuramento fatto ad Abramo nostro padre di concederci liberati dalle mani dei nemici, di servirlo senza timore in santità e giustizia al suo cospetto per tutti i nostri giorni. E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade, per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, della remissione dei suoi peccati. Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge, per rischianare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte, e dirigere i nostri passi sulla via della pace. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Rallegratevi, esultate voi santi, grande è la vostra ricompensa nei cieli. Alleluia. In unione con i santi martiri uccisi a causa del Vangelo, celebriamo e invochiamo il nostro Salvatore, testimone fedele di Dio Padre. Celebrati con il tuo sangue, o Signore, per i tuoi martiri che abbracciarono la morte e testimonianza della fede. Donaci la vera libertà di spirito. Per i tuoi martiri che confessarono la fede sino all'effusione del sangue. Da noi una fede pura e coerente. Per i tuoi martiri che seguirono la tua orma nel cammino della croce, fa che sosteniamo con fortezza le prove della vita. Per i tuoi martiri che avvolgono le vesti nel sangue dell'agnello,
donaci di vincere le seduzioni della carne e del mondo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Preghiamo la preghiera dei suoi santi martiri, Nereo, Achilleo e Pancrazio, ci accrediti ai tuoi occhi, Signore, e ci confermi nella coraggiosa adesione al Vangelo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio di Dio, e io regno con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo Spirito, diciamo il Signore, rendiamo grazie a Dio. Le anime dei nostri parenti, amici e benefattori, le anime dei fedeli defunti, e i defunti della famiglia associativa, dei sacerdoti e sorelle defunte, per la misericordia di Dio, riposino in pace. Amen. Oggi ricordiamo Zanoni Giuseppe e Montanari Enrico. O Spirito Paraclito, uno col Padre e il Figlio, discende noi benigno nell'intimo dei cuori. Voce e mente si accordino nel ritmo della lode. Il tuo fuoco ci unisca in un'anima sola. O luce di sapienza, rivelaci il mistero del Dio trino ed unico, fonte di eterno amore. Amen. Alleluia, alleluia, alleluia. Ricordo la promessa fatta ai tuoi servi, con la quale mi hai dato speranza, questo mi consola nella miseria, la tua parola mi fa vivere. I superbi mi insultano aspramente, ma non devio dalla tua legge. Ricordi i tuoi giudici di un tempo, Signore, e mi sono consolato. Ma preso lo sdegno contro gli empi che abbandonarono la tua legge, sono canti per me i tuoi precetti nella terra del mio pellegrinaggio. Ricordo il tuo nome lungo la notte e osservo la tua legge, Signore. Tutto questo mi accade perché ho costituito i tuoi precetti. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lo storto pensa, Dio non esiste, sono corrotti, fanno cose abominevoli, nessuno fa il bene. Dio del cielo si china sui figli dell'uomo per vedere se c'è un uomo saggio che cerca Dio. Tutti hanno trovato, tutti sono corrotti, nessuno fa il bene, neppure uno. Non comprendono forse i malfattori che divorano il mio popolo come il pane e non invocano Dio. Hanno tremato di spavento là dove non c'era da temere. Dio ha disperso le ossa degli aggressori, sono confusi perché Dio li ha respinti. Chi manderà da Sion la salvezza di Israele? Quando Dio farà tornare i deportati del suo popolo, esulterà Giacobbe, gioirà Israele. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Dio, per il tuo nome salvami, per la tua potenza rendimi giustizia. Dio, ascolta la mia preghiera, porgi l'orecchio alle parole della mia bocca. Poiché sono insorti contro di me gli arroganti e i prepotenti insidiano la mia vita, davanti a sé non pongono Dio. Ecco, Dio è il mio aiuto, il Signore mi sostiene. Di tutto cuore ti offrirò un sacrificio, Signore, loderò il tuo nome perché è buono. Da ogni angoscia mi hai liberato e il mio occhio ha sfidato i miei nemici. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia, alleluia, alleluia. Gesù Cristo è la pietra che scartata da voi costruttori è diventata testata d'angolo. In nessun altro c'è salvezza, non vi è infatti altro nome dato agli uomini sotto il cielo nel quale sia stabilito che possiamo essere salvati. Il Signore l'ha rivestiti di gioia, alleluia.
e apposto sul capo una splendida, i santi sperano nel Signore, alleluia. E lui trovarono una forza inesauribile, alleluia. Preghiamo. La preghiera dei tuoi santi martiri, Nereo, Achilleo e Pancrazio, ci accrediti ai tuoi occhi, Signore, ci confermi nella coraggiosa visione al Vangelo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio di Dio, e io regno con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Signore, sia con noi. Con il tuo Spirito. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni la folla degli abitanti di Filippi insorse contro Paolo e Sila, e i magistrati, fatti strappare loro i vestiti, ordinarono di bastonarli e, dopo averli caricati di colpi, li gettarono in carcere e ordinarono al carceriere di fare buona guardia. Egli, ricevuto quest'ordine, li gettò nella parte più interna del carcere e assicurò i loro piedi ai ceppi. Verso mezzanotte, Paolo e Sila, in preghiera, cantavano inni a Dio, mentre i prigionieri stavano ad ascoltarli. D'improvviso venne un terremoto così forte che furono scosse le fondamenta della prigione. Subito si aprirono tutte le porte e caddero le catene di tutti. Il carceriere si svegliò e, vedendo aperte le porte del carcere, tirò fuori la spada e stava per uccidersi, pensando che i prigionieri fossero fuggiti. Ma Paolo gridò forte: «Non farti del male, siamo tutti qui». Quello allora chiese un lume, si precipitò dentro e, tremando, cadde ai piedi di Paolo e Sila. Poi li condusse fuori e disse: «Signori, che cosa devo fare per essere salvato?» Risposero: «Credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia». E proclamarono la parola del Signore a lui e a tutti quelli della sua casa. Egli li prese con sé a quell'ora della notte, ne lavò le piaghe e subito fu battezzato lui con tutti i suoi. Poi li fece salire in casa, apparecchiò la tavola e fu pieno di gioia insieme a tutti i suoi per avere creduto in Dio. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. La tua destra mi salva, Signore. La tua destra mi salva, Signore. Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore. Hai ascoltato le parole della mia bocca. Non agli dèi, ma a te voglio cantare. Mi prostro verso il tuo Tempio Santo. La tua destra mi salva, Signore. Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e la tua fedeltà. Hai reso la tua promessa più grande del tuo nome. Nel giorno in cui ti ho invocato mi hai risposto, hai accresciuto in me la forza. La tua destra mi salva, Signore. La tua destra mi salva, il Signore farà tutto per me. Signore, il tuo amore è per sempre, non abbandonare l'opera delle tue mani. La tua destra mi salva, Signore. Manderò a voi lo Spirito della verità, dice il Signore. Egli vi guiderà a tutta la verità. Signore sia con voi. Con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: ora vado da colui che mi ha mandato, e nessuno di voi mi domanda dove vai. Anzi, perché vi ho detto questo, la tristezza ha riempito il vostro cuore. Ma io vi dico la verità, è bene per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado non verrà a voi il Paraclito, se invece me ne vado lo manderà a voi. E quando sarà venuto, dimostrerò la colpa del mondo riguardo al peccato, alla giustizia e al giudizio. Riguardo al peccato, perché non credono in me. Riguardo alla giustizia, perché vado al Padre e non mi vedrete più. Riguardo al giudizio, perché il principe di questo mondo è già condannato. Parola del Signore. Lode a te, oh Cristo. Pregate perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Nel ricordo della preziosa morte dei santi martiri Nereo, Achilleo e Pancrazio, ti offriamo, Signore, il sacrificio del tuo Figlio, che è principio e modello di ogni martirio, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Con in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, al nostro dovere fonte di salvezza, rendere grazie sempre e dovunque a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Noi ti lodiamo e ti benediciamo, ti adoriamo e ti glorifichiamo. I santi martiri Nereo, Achilleo e Pancrazio, a imitazione di Cristo tuo Figlio, hanno dato la vita per Cristo nostro Signore. Noi, uniti agli angeli e ai santi, proclamiamo la tua lode. Santo, 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 il Signore è Dio dell'universo, cielo e della terra. Osanna nell'alto dei cieli. Ti glorifichiamo, Padre Santo, tu ci sostieni sempre nel nostro cammino, soprattutto in quest'ora in cui il Cristo tuo Figlio ci raduna per la Santa Cena. Egli, come ai discepoli di Emmaus, ci svela il senso delle Scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre Onnipotente, manda il tuo Spirito su questo pane e su questo vino, perché il tuo Figlio sia presente in mezzo a noi con il suo corpo e il suo sangue. La vigilia della sua passione, mentre cenava con loro, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede loro e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.
dopo la cena, allo stesso modo prese il calice del vino e rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Diciamo la tua morte, o Signore, e proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della nostra riconciliazione, annunziamo, Padre, l'opera del tuo amore. Con la passione e la croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione Cristo tuo Figlio e lo hai chiamato alla tua destra, Re immortale dei secoli e Signore dell'universo. Guarda, Padre Santo, questa offerta è Cristo che si dona con il suo corpo e il suo sangue e con il suo sacrificio apre a noi il cammino verso di te. Dio, Padre di misericordia, donaci lo spirito dell'amore, lo spirito del tuo Figlio. Fortifica il tuo popolo con il corpo e il sangue del tuo Figlio e rinnovaci a sua immagine. Benedici il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Ciro e il nostro popolo. Tutti i membri della Chiesa sappiano riconoscere i segni dei tempi e si impegnino con coerenza al servizio del Vangelo. Rendici aperti e disponibili verso i fratelli che incontriamo sul nostro cammino, perché possiamo condividere i dolori e l'angoscia, le gioie e le speranze e progredire insieme sulla via della salvezza. Ricordati anche dei nostri fratelli che sono morti nella pace del tuo Cristo, di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Ammettili a godere la luce del tuo volto e la pienezza di vita nella risurrezione. Concedi anche a noi, al termine di questo nostro pellegrinaggio terreno, di giungere alla dimora eterna dove tu ci attendi, in comunione con la Beata Vergine Maria, San Giuseppe, suo castissimo sposo, con gli apostoli, i martiri, San Benedetto, Valeriano, Cecilia, Pancrazio, Nereo e Achilleo, e tutti i santi. Innalziamo a te la nostra lode nel Cristo, tuo Figlio e il nostro Signore. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Oggi la Chiesa celebra tre santi tutti particolari, Nereo e Achilleo, che un po' furono scoperti da Sant'Ambrogio. Hanno una basilica a Roma, erano due soldati romani che prestavano la loro opera nel Tribunale di Roma, e lasciarono tutto per amore di Cristo, due giovani, e hanno dato testimonianza nella verità, così come dice il brano del Vangelo di oggi, Gesù che ci prepara all'ascensione in cielo. E poi c'è Pancrazio è il giovincello dell'Eucaristia, colui che porta i misteri, cioè l'Eucaristia, a coloro che dovevano essere uccisi. Non poteva andare il sacerdote, mandavano un bambino, perché questo bambino, Pancrazio, un giovincello, portasse il Cristo, il conforto, a coloro che dovevano essere ammazzati per amore di Cristo. E fu ammazzato anche lui. Anche lui fu ucciso, questo giovincello, e soltanto tenendo tra le sue braccia l'Eucaristia, e soltanto quando, nonostante fosse morto, ha tenuto stretto con sé i misteri, così li chiamavano allora,
e aperto le braccia soltanto quando il sacerdote gli ha chiesto di consegnargli. Bene, ecco, queste sono le storie della fedeltà a Dio in un mondo come il nostro, in un mondo così lacerato, in un mondo dove quelli che sono infedeli diventano fedeli e quelli che invece veramente sono fedeli diventano infedeli. È la pazzia umana, si arriva a questo punto, si arriva a questo proprio perché ormai il cervello non c'è più. E quindi ecco, proprio in questo invece la testimonianza dei santi ancora una volta ci rende forti nella verità, nell'amore. E ricordiamo anche Giuseppe Zanoni, uno dei primi della nostra famiglia, il quale era un bancario nella sua fedeltà, nella sua rettitudine, nella sua onestà, ha dato tutto se stesso per la famiglia associativa. E allora eleviamo al Padre la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi benigno la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia, vivendo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza, e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto agli apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Thank you.
Signore. Il sole che illumina la nostra strada, l'ombra che ci protegge dalla caduta, la suprema bellezza che dà gioia al cammino. O Dio immenso, grande mistero, benedici la nostra famiglia associativa, che unita a te nella preghiera e con gli uomini nella carità, vuole vivere nella tua luce, nell'obbedienza totale al Santo Padre e Vescovi. Fa, Signore, che fratelli associati viva la tua intenso amore e il tuo Vangelo, e momenti di gioia e di dolore. Amen. Madre nostra Maria, che vieni della croce, raccogliesti l'ultimo respiro del nostro Salvatore Gesù, accogli la preghiera di quest'anima infelice, che a te ricorre nella sua tribolazione, e la pietosa nostra madre presenta dal tuo Gesù. Benedice la tua amata Maria, la Santa Chiesa, il Santo Padre, i Vescovi, i Sacerdoti, i religiosi, la nostra famiglia associativa di preghiera e carità. Moltiplica e proteggi le sorelle di Santa Cecilia e fratelli, conforta gli ammalati e delitti, coloro che soffrono a causa dell'ingiustizia, e le sole anziane e sole. Sì, fare ai nostri giovani il sorriso dei nostri bambini e a tutte le nostre famiglie dona la salute e la pace. Benedici quanti lavorano nella nostra famiglia associativa e noi ti promettiamo di vivere realmente il Vangelo di Gesù. Manda tale vocazioni nelle nostre comunità e così sia. Sposo caso di Santa Cecilia, noi consacriamo a te la nostra famiglia. Allontana da essa ogni spirito del male e fa che vi sia sempre unità e fedeltà. Intercedi presso Dio la grazia che tanto desideriamo. O Dio che volete pregare nell'ordine sacerdotale per servi sacerdoti e figli e padre Giacomo, concedendo loro la gloria eterna, concedi a noi di conoscere la santità dell'amore che hanno avuto per te in questa terra. Per Cristo nostro Signore. Amen. Angelo di Dio, che sei il custode illumina, custodisci, regge governa a me, che ti fu affidato dalla pietà celeste. L'eterno riposo dono loro, Signore. E splenda ad essa luce perpetua e conservi in pace. L'eterno riposo dono loro, Signore. E splenda ad essa la luce perpetua e conservi in pace. L'eterno riposo dono loro, Signore. E splenda ad essa la luce perpetua e conservi in pace. Amen. Preghiamo. O Padre, che in questo sacro convito ci hai dato la gioia di mangiare il pane eucaristico, per l'intercessione dei santi martiri, Nereo, Achilleo, Pangrazio, donaci la vittoria perché possiamo gustare dall'albero della vita in paradiso. Per Cristo nostro Signore. Amen. Prima di dare la benedizione, auguro a tutti voi, fratelli e sorelle, che siete uniti a noi, nella celebrazione della Santa Messa, ogni bene. Ogni giorno arrivano tanti messaggi di persone ammalate e quindi in modo particolare per loro, ecco, noi preghiamo perché ci sia la pace nelle famiglie, perché ci sia la concordia, l'unità e perché ci sia salute. In un mondo, dicevo prima, come il nostro, dove l'ipocrisia, la falsità prevengono prima della verità, abbiamo tante persone che vivono in questo. Ecco perché poi non ottengono quello che devono ottenere, ecco perché il Signore non può benedire l'ipocrisia e la falsità. E facciamo un augurio particolare oggi al dottor Gianfranco Giffoni per il suo compleanno. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.
ognuno è per te. Io mi sento tanto sola ed un vuoto intorno a me. Non ti vedo, ma io sento che tu sei accanto a me. Sono stanca di lottare, la tua forza è dentro me. Valeriano, sono voce, ti ho aspettato tanto, sai, è da sempre che ti parlo mentre guardo dove vai. Dio la strada ci ha segnato, ma dipende poi da noi. Tu puoi prendermi la mano o lasciarla se lo vuoi. Valeriano, sono